Chi ha in mano un pacchetto di azioni viene in banca a dire: io ho bisogno di liquidità, ricompratevele. Voi per la legge, siccome ce l'ha spiegato già prima, non lo potrete fare perché c'è una legge che impedisce il riacquisto, giusto? Esatto, noi non possiamo ricomprarle, possiamo magari prendere in considerazione le esigenze di liquidità e valutare le modalità con cui si può venire incontro, ma non è possibile, per quanto ci riguarda almeno, ricomprare le azioni, vanno vendute sul mercato nel momento in cui il mercato sarà più reattivo. Sono stato sollecitato dal direttore dell'agenzia della Banca Popolare Pugliese a investire in azioni della loro banca perché, a suo dire, avevano un futuro e quindi era un investimento sicuro, tranquillo, protetto. E mi ha proposto che l'investimento, l'acquisto di azioni della Banca Popolare sarebbe stato un investimento sicuro. Finché c'è un eccesso di domande di vendita rispetto agli acquisti, rimarrà basso. Nel momento in cui io ho chiesto il disinvestimento, loro mi hanno detto sì, cioè, all'inizio hanno temporeggiato, poi mi hanno detto queste azioni non sono quotate e quindi non hanno valore. Continuo sino ad oggi a chiedere periodicamente il disinvestimento, ma non ho mai recuperato un euro. Quindi al momento attuale queste azioni devono rimanere là. Io non le chiedevo prima un consiglio ai nostri telespettatori se vendere o no, era soltanto che siccome c'è molta richiesta di vendita e poca richiesta di acquisto, per il momento è come se fosse un soprammobile da tenere da parte in attesa che riprenda valore. In questo momento purtroppo è così.